Ed ora entriamo nel mondo di Smart, perché Smart non è propriamente un modello, Smart è una filosofia di fare auto, un modo di vivere l'auto completamente diverso, innovativo dal consueto. Sono di nuovo in compagnia di Eugenio Blasetti. Qual è la novità di quest'anno per quello che riguarda Smart e per quello che riguarda il mondo Smart, come detto? Beh, intanto portiamo un prototipo molto divertente che è la 4Is Plus, e si tratta di una Roadster con un tetto fantastico giallo a contrasto, che è una macchina aperta, ma su questa macchina è una sorta di palestra in cui vengono introdotte magari degli elementi stilistici interessanti che magari, chissà, magari in un futuro vedremo anche sulle macchine di serie. Ma soprattutto qui fanno il suo debutto anche una serie di servizi che noi chiamiamo Ready To, quindi in pratica è la connettività, i servizi di connettività per Smart. Smart è stata la prima ad introdurre con Car2Go il servizio di car sharing, e su Smart è disponibile anche la possibilità di fare il car sharing privato, di avere una Smart e di condividerla con amici o con conoscenti o nell'ambito del proprio studio professionale, e oltretutto anche di condividere i costi, perché questa macchina in modo facile, automatico, la condividete, ma condividete anche la possibilità di far supportare alle spese della gestione della vostra macchina gli amici che utilizzano la macchina assieme a voi. E poi c'è il Ready to Park, quindi la possibilità di prenotare gli spazi in parcheggi selezionati nei quali troverete la possibilità di ricaricare la vostra Smart, quindi per semplificare la vostra vita. E tanti altri servizi arriveranno, rimanete sintonizzati perché saprete entro breve quali saranno i costi e le modalità per poter accedere a questo mondo di connettività di Smart. L'Italia, il nostro mercato, soprattutto quello concentrato nella città di Roma, possiamo dire, è sempre stato un mercato di riferimento per quello che è Smart. Lo è ancora, e soprattutto lo è anche l'Italia, un mercato di riferimento per quelle che sono queste novità, questi nuovi modi di vivere l'auto? Sì, sicuramente. Ci sta dando oltretutto grande soddisfazione il passaggio all'elettrico, perché Smart sapete che nel 2020 diventerà completamente elettrica. Ebbene, c'è un entusiasmo dei nostri clienti nell'acquisire la nuova Smart elettrica. E oltretutto questo incentivo che è stato dato alla macchina rende la proposta di Smart veramente interessante, perché con 230 euro al mese e 2000 euro d'anticipo potete acquistare una macchina completamente elettrica, ma non una Smart normale di base, una versione top, una versione full equipped, come piace ai clienti di Smart.